La rivoluzione scientifica del 600 portò all'affermazione del metodo sperimentale e di una nuova visione della scienza. Essa preparò il terreno alla stagione delle grandi rivoluzioni politiche e culturali del 1700. Anche qui, come Galileo, gli intellettuali dell'epoca condussero una battaglia ideologica il cui fine ultimo era, come scrisse il filosofo Kant, emancipare l'uomo dallo stato di minorità, di inferiorità. Lo strumento principale di questa battaglia era la fiducia nella ragione e nel potere della conoscenza. Animati da tale fiducia, gli intellettuali dell'epoca cercarono di scardinare un sistema ideologico ancorato al passato e profondamente ingiusto. La convinzione di fondo propria della cultura di quest'epoca, la cultura dell'illuminismo, era che la ragione e la diffusione del sapere, della conoscenza, potessero contribuire in maniera determinante alla felicità dell'uomo. Nel nostro secondo percorso tematico di letteratura approfondiremo gli aspetti chiave della cultura e dell'ideologia dell'illuminismo, focalizzando l'attenzione su due questioni. La prima: in che modo la ragione, l'esercizio dello spirito critico e la conoscenza possono contribuire, secondo gli intellettuali dell'illuminismo, al progresso e alla felicità dell'umanità. La seconda: per condurre la loro battaglia ideologica contro l'oscurantismo, l'ignoranza e i pregiudizi dei sistemi del passato, gli intellettuali dell'illuminismo si servirono di strumenti di comunicazione non convenzionali. Quali e in che modo?